Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di TVR Xenon. In apertura la cronaca, un'operazione della Polizia di Stato coordinata dalla DDA di Caltanissetta ha smantellato i vertici mafiosi della storica famiglia di San Cataldo. Sono state arrestate 18 persone, compreso il reggente, per associazione mafiosa, traffico di stupefacenti e prostituzione anche minorile. Quest'ultima era stata realizzata con la complicità di una coppia di romeni irreperibili. È un business che Cosa Nostra siciliana in passato si è sempre rifiutata di gestire, ritenendolo infamante. I carabinieri di Catania hanno arrestato un uomo di 46 anni accusato di aver tentato di uccidere a coltellate un ventenne al culmine di una lite tra condomini avvenuta la notte scorsa in Viale Nitta, nel popoloso rione di Librino. Dagli insulti i due sarebbero passati allo scontro fisico. La vittima, ricoverata nell'ospedale Vittorio Emanuele con la prognosi riservata, è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. L'arrestato è stato condotto nel carcere di Piazza Lanza. Roberto Helg, presidente della Camera di Commercio e vicepresidente della GESAP, la società che gestisce l'aeroporto di Palermo, è stato arrestato mentre intascava una tangente di 100.000 euro da un ristoratore, affittuario di uno spazio dell'aeroporto, che si era rivolto a lui per la proroga del contratto. Il ristoratore si era rivolto ad Helg per ottenere condizioni favorevoli, infatti, sulla proroga triennale del contratto d'affitto. La richiesta e la consegna del denaro sono state integralmente monitorate dalla polizia giudiziaria. L'accusa per Helg è di estorsione aggravata. Prospettato al commerciante, le difficoltà delle operazioni di rinnovo sono supportate dal suo intervento e dal pagamento di 50.000 euro in contanti e di 10.000 euro al mese per 5 mesi, con il contestuale rilascio come garanzia dell'impegno di un assegno in bianco del residuo importo di 50.000 euro. Al sopraggiungere della polizia giudiziaria nella stanza di Helg attorno alle 17, il presidente della Camera di Commercio aveva già ricevuto e messo in tasca l'assegno. Sulla sua scrivania c'era anche una busta con 30.000 euro in contanti. Parliamo di viabilità. La 640 Agrigento-Caltanissetta è provvisoriamente chiusa al traffico dal chilometro 11.300 nella tratta vicino Agrigento a causa di uno smottamento a seguito del maltempo dei giorni scorsi. Al momento è chiusa la rampa di collegamento con la statale 122. Sono previsti domani però interventi urgenti già programmati dall'ANAS per il ripristino del tratto stradale. Cambiamo argomento. Si terranno sino a giovedì 5 marzo, con un unico seggio nella sala conferenze al primo piano dell'ex Educandato San Luigi di Caltagirone, le elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie, le RSU, all'interno del comune. I 379 aventi diritto al voto saranno chiamati ad eleggere i 12 RSU tra 24 candidati di 7 liste: CSA, UIL, FPL, SILPOL, CGL, CISL, FP, SINALP e Faidel. E sino a giovedì 5 marzo, appunto, il personale tecnico amministrativo anche dell'ASP Catania è chiamato alle urne per il rinnovo delle proprie rappresentanze sindacali unitarie, le RSU. In vista dell'importante appuntamento, il direttore generale dell'azienda sanitaria, la dottoressa Ida Grossi, ha rivolto i suoi auguri affinché l'elezione sia un momento di partecipazione e di corresponsabilità dei lavoratori per il miglioramento aziendale. Non appena si saranno concluse le elezioni per le RSU aziendali, ha aggiunto la dottoressa Grossi, avrò modo di incontrare gli eletti e spero di poter iniziare con loro un proficuo lavoro, creando lo spazio per l'affermazione di uno stile dialogante nel quale ciascuno possa offrire il proprio personale contributo. E adesso cambiamo pagina, notizie che ci giungono dalla diocesi. Si sono aggiudicati la sezione disegno i ragazzi del gruppo giovani della parrocchia San Giuliano Cattedrale di Caltagirone. Ha invece vinto la sezione video il colore splendente della carità del gruppo giovani della parrocchia San Rocco di Scordia. Questa seconda edizione del concorso, promossa dalla Caritas diocesana in collaborazione con gli uffici diocesani, beni culturali ecclesiastici, catechistico, comunicazioni sociali
e pastorale giovanile ha avuto come tema Non possiedo né argento né oro, ma quello che ho te lo do, tratto dall'annuale messaggio del Papa per il tempo di Quaresima. Alla sezione Vidi hanno partecipato 8 gruppi delle comunità, Cattedrale, Istituto Sacro Cuore, San Giorgio di Caltagirone, Santa Maria del Rosario di Giumarra, Maria Santissima di Lourdes di Gran Michele, Unità Parrocchiale di Vittorio di Militello Val di Catania, Madonna di Trapani di Pelagonia e San Rocco di Scordia. Nei 7 gruppi della sezione disegno abbiamo invece la Cattedrale, l'Istituto Sacro Cuore, San Giorgio e San Francesco di Paola di Caltagirone, Santa Maria del Rosario di Giumarra, Unità Parrocchiale di Militello e Madonna di Trapani di Palagonia. Il colore splendente della carità per la sezione video è un cortometraggio di animazione che racconta l'avventura di due matite, il cui tesoro più grande è la mina, che rappresenta tutto quello che hanno. Tutti gli elaborati concorsuali, disegno e video sono pubblicati sul sito della diocesi www.caritascaltagirone.it, quindi è possibile consultarli in qualsiasi momento. Sua Eccellenza Monsignor Calogero Peri, Vescovo di Caltagirone, ha nominato Don Rocco Todero, condirettore dell'Ufficio Diocesano per la Famiglia. L'Ufficio Diocesano per la Famiglia è diretto da Don Antonio Carcanella e da Lorena e Pino Busacca. Sono condirettori Don Rocco Todero e Fortuna ed Enzo Ruggeri, mentre la segreteria è affidata ad Antonella e Tino Caruso. Collaboratori dell'ufficio sono Irene e Pippo Bonanno, Concetta e Roberto Cinnirella, Antonella e Sebastiano Greco, Ina e Nicola Sinato, Angela ed Enzo Velardita. In vista del sinodo ordinario del 2015, che si terrà dal 4 al 25 ottobre, l'Ufficio Diocesano per le Famiglie sta attualmente coordinando la somministrazione in diocesi del nuovo questionario per la ricezione e l'approfondimento della relazione del sinodo straordinario del 5-19 ottobre 2014 scorso per elaborarne successivamente la sintesi. Nella mattina di venerdì 27 il Vescovo di Caltagirone ha incontrato i sindaci del Calatino. La riunione organizzata dall'Ufficio Diocesano per la Pastorale Sociale del Lavoro ha dato seguito ai numerosi incontri intercorsi con i rappresentanti degli enti locali e la Deputazione Regionale e Nazionale del Calatino, con l'obiettivo di condividere analisi e riflessioni sui problemi specifici del territorio. Molti temi affrontati nel corso della riunione, più volte evidenziati dal Vescovo in diverse occasioni. In particolare, nella lettera aperta inviata nel mese di agosto 2014 ai Presidenti del Consiglio e della Regione Siciliana, sottoscritta da tutti i sindaci dei comuni e della Deputazione Regionale e Nazionale del Comune, e nel convegno Welfare in tempo di crisi, strumenti per contrastare vecchie e nuove povertà del dicembre 2014, che ha visto la partecipazione del Presidente della Regione, l'onorevole Rosario Crocetta. Il Vescovo si è anche soffermato sulla questione appunto dell'IMU agricola. E andiamo a Militello. Si è aperta nella chiesa di San Nicolò, con la celebrazione eucaristica presieduta da Monsignor Calogero Peri, la missione francescana al popolo di Militello. Fino al 15 marzo un gruppo di frati, suore e laici provenienti da diversi centri della Sicilia incontrerà famiglie, anziani e giovani per portare loro una parola di conforto, di incoraggiamento e di conferma. Il tema della missione, ecco, io faccio nuove tutte le cose, è raccontato dal logo realizzato per l'occasione. Il 7 marzo alle 22 2:45 si svolgerà anche un flash mob in piazza Municipio. E andiamo a Gran Michele. Il comitato Pro Orfanelli San Giuseppe 2015, col patrocinio del comune di Gran Michele, invita le famiglie di bambini orfani o bisognosi di età comprese tra i 4 e i 10 anni a presentare istanze inerente l'ex Opera Pia San Giuseppe anno 2015, corredata di idonea documentazione atta a dimostrare la condizione di bisogno di orfano. Le istanze andranno indirizzate al Comitato presso il settore politiche sociali entro il 16 marzo 2015. Appunto, la documentazione con il bando e la modulistica può essere visionata e scaricata anche dal sito del Comune di Gran Michele all'indirizzo www.comune.granmichele.ct.it. E diamo uno sguardo agli appuntamenti. Venerdì 6 marzo alle 21 al Teatro Politeama l'artista America Rapezza, regista dello spettacolo, presenta il musical La vita e gli amori di Luigi XIV, il Re Sole. Sentiamo.
Venerdì 6 marzo al Teatro Politeama di Caltagirone, con inizio alle ore 21, si terrà il musical Le Roi Soleil. Mi piace insomma abbreviarlo così, ma in realtà insomma c'è dietro tutta una trama, anche questa volta con la regia e l'interpretazione di Mary Carapezza, ma non solo, del suo cast. Innanzitutto diciamo che per la prima volta siamo nella tua scuola, in via Puleio, qui a Caltagirone, nelle zone di via Pirandello, giusto per essere più precisi per chi ci ascolta, chi non conoscesse bene. La scuola che insomma già opera da un po' di tempo qui è che quest'anno di nuovo si ripropone di presentare che cosa? Questo musical che cosa intanto? Il frutto di quali sacrifici questa volta, Mary? Di tanti sacrifici, perché da ottobre che ci abbiamo messo mano e fino adesso ancora stiamo continuando, avete visto che stiamo continuando con le prove. E La vita e gli amori di Luigi XIV. Ci trasportiamo per un periodo di tempo nella corte di Versailles con gli intrighi e appunto gli amori, come ho detto prima. Ovviamente hai detto da ottobre, ma tu certamente quando finisci un appuntamento ogni anno ne ricominci subito un altro, quindi ottobre forse nella pratica, in realtà da quanto tempo ci pensi a questo musical, che è davvero importante come tutti gli altri del resto? Allora, ho pensato a questo musical ad agosto. Ero a Sibari, ho incominciato a scrivere il copione perché ho tradotto praticamente tutto il copione in francese e in italiano, compreso le canzoni scritte da me. Io ho prelevato solamente la musica e lì ho messo su tutto il testo letterario dei brani. Quindi sono scritti da me i brani, quindi sono degli inediti. Che appunto ho compensato con il francese, nel senso ho preso questa cosa in francese, l'ho tradotta in italiano, ho cercato di compensare il testo in francese perché difficilmente si possono tradurre le canzoni. E lì penso di aver regalato delle emozioni, soprattutto al cast, perché loro cantano queste canzoni tranquillamente, sono entrati in testa e quindi questa è la cosa bella. E quindi questa è soprattutto la novità, perché ci si aspettava il testo classico del Roi Soleil, invece in realtà c'è qualcosa di nuovo, qualcosa di personale che Mary Carapezza vuole mettere, che insomma forse cresce rispetto al tuo modo di Sì. aver operato negli altri, per esempio, musical o nelle altre tue rappresentazioni. Ho voluto prendere proprio una fetta di storia francese che tutti quanti studiamo nei libri di scuola, nei banchi, e lì regalare un pezzettino dell'assolutismo di questo re, di Luigi XIV, questo arco di tempo che va dalla fine del 600 fino ai primi del 700. Entriamo nel vivo molto velocemente. Le Roi Soleil, quando, il cast cosa è da chi è formato? Qua abbiamo una Sì. piccola parte perché insomma siete tanti, insomma spieghiamo un attimo. Allora, il cast è formato da più di 40 persone, tra ballerini, attori, cantanti, performer e così via dicendo. E, diciamo che qui, questa come detto prima, è una piccola fetta, ma la cosa che volevo principalmente puntualizzare è che lo spettacolo non è il classico teatro. Essendo musical e avendo tutte queste sfaccettature, ha così tante cose belle all'interno, nel quale la scenografia e le coreografie, perché le canzoni non sono le classiche, ma sono pop rock. Quindi la differenza rispetto al classico Luigi XIV con le musiche di Lully, stavolta le musiche sono state riarrangiate e sono dei pop rock bellissimi. E poi ci sono loro che sono belli e quindi Insomma, ci facciamo dire qualcosa da loro. Allora, tu chi interpreti, per esempio? Philippe, il fratello del re, è un personaggio poliedrico, cui piace molto le feste, tutto ciò che circonda un Versailles, po' tutta la corte, insomma. la parte bella di Versailles. Ecco, non è come il re, semmai l'opposto, perché non, è un personaggio a cui non piace il comando, il potere, semmai appunto tutto ciò che circonda la scintilleria, ecco, dello Sì, spettacolo. solo il nome nella vita reale. Salvatore Greco. Salve, io sono invece, interpreto la regina Anna d'Austria.
la madre di Luigi XIV, che è pesante, molto pesante, infatti, che ha questo potere, diciamo, assoluto verso il regno, verso il figlio, che però poi toglierà Luigi XIV e naturalmente prenderà lui il potere, non facendo valere più gli ordini della madre. Lei si chiama? Cetti Castagna. Molto velocemente, ragazzi. Allora, io mi chiamo Riccardo Ranno e interpreto la parte del cardinale Giulio Raimondo Mazzarino. Benissimo. E che fa che cosa nella scena? Tu cosa fai, per esempio? Canti, balli? No, recito la maggior parte. Ma chi è il re? Chi lo interpreta? Il re lo interpreta un ragazzo che canta, lui si chiama Drago Christian, che purtroppo questa sera non è qui presente alle prove. E vabbè, lo vedremo in scena. Lo dai, vedrete in scena, ma poi guarda, ci sono i manifesti ovunque qui a Caltagirone, quindi si vede in foto. Poi magari lo... Ci sei anche tu nei manifesti? Ci sono anch'io nei manifesti. Io interpreterò Madame de Montespan, praticamente l'amante del re, l'amante ufficiale del re, nel quale avrà dei figli e che poi succederà un qualcosa. Che poi e basta, non lo diciamo. Sì. Allora, io sono Giancarlo Morretta e nello spettacolo recito la parte del poeta Molière ed ho l'onere e l'onore di poter aprire lo spettacolo raccontando un po' la storia di Luigi XIV. E quindi farò un excursus di quello che sarà nella buona sostanza lo spettacolo stesso e poi avrò di nuovo l'onore e l'onere di chiudere lo spettacolo con... La conclusione, prima del finale. Saniello Bianco interpreterà appunto Françoise d'Aubigné, che è vedova del grande poeta Scarron, interpretato qua dal nostro amico Franco Morretta. E lui è Morretta? Sì, sono io. Non sei molto contento perché... No, no, è perché lei è sposata, quindi non, visto che mi devo sposare con lei sono un po' preoccupato. Certo. E poi oltretutto ce l'ho pure con lui perché non lo sopporto, perché Mazzarino proprio non è, ce l'ho in antipatia, quindi. Alla santé del cardinale Mazarin! E poi abbiamo la figlia del popolo che tra l'altro è protagonista, che è Martina Morretta. Allora, io interpreto Isabel ed è una semplice popolana che dà voce al popolo. E accanto a me ci sarà il duca di Beaufort, nel quale Isabel si innamorerà perdutamente e insieme andranno a sconfiggere proprio il re e il suo potere assoluto con la fronda. Con una bella, insomma, visuale della telecamera mostriamo tutti quelli che stasera sono qui, che insomma stanno partecipando. Li ringraziamo. Venerdì 6 marzo al Politeama alle 21, le Rue Soler. Il 27 e 28 marzo si terrà il terzo seminario di Ars Ilmaniana su il sogno e il mondo infero, organizzato dall'Istituto Mediterraneo di Psicologia Archetipica. Il corso è a numero limitato di posti ed è necessaria la prescrizione e si terrà a Catania. E adesso buone notizie per la medicina. Uno dei maggiori ostacoli allo sviluppo di un farmaco che curasse il virus dell'HIV, anticamera dell'AIDS, era fino ad oggi il fatto che quando il virus penetra nella cellula da infettare scompare, se ne perdono le tracce. L'efficacia dei farmaci in commercio, poco più di una trentina, si ferma all'ingresso della cellula, con il risultato di rallentare l'evoluzione del virus ma non di debellarlo. Ciò che hanno scoperto i ricercatori dell'International Center and Biotechnology di Trieste, coordinata dal genetista Mauro Giacca, è la tana del virus. Fotografando la struttura del nucleo delle cellule infettate, il team di ricercatori ha scoperto infatti che il virus integra il proprio DNA vicino al guscio esterno che delimita il nucleo, in corrispondenza alle strutture del polo nucleare, questo stesso polo attraverso il quale ha avuto accesso all'interno. La scoperta italiana mostra come sia proprio l'architettura del nucleo dei linfociti e le zone che il virus sceglie per localizzarsi a favorirne il mascheramento e a impedire quindi ai farmaci di incidere e sconfiggere definitivamente la malattia.
Non è un caso se dall'inizio degli anni Ottanta, quando l'epidemia di AIDS cominciò a dilagare, quasi 80 milioni di persone siano state infettate dal virus e di queste nemmeno una sia guarita debellando il virus. Da subito gli scienziati avevano compreso che il virus si nascondeva, ma nessuno era mai riuscito a spiegare dove finisse e quale fosse il meccanismo che regolava questo fenomeno. La ricerca ha un rilievo enorme perché spiana la strada allo sviluppo di farmaci che potranno essere più efficaci con un bersaglio più preciso da colpire e ovviamente i conseguenti aspetti commerciali non certo secondari. E cambiamo argomento, la Sicilia rende omaggio ai vincitori dell'edizione 2015 del Festival di Sanremo e lo fa consegnando il titolo di ambasciatori dell'isola nel mondo ai tre componenti del gruppo Il Volo, l'agrigentino Piero Barone, il marsalese Ignazio Boschetto e il marchigiano Gianluca Ginoble. I tre cantanti che con il brano Grande Amore hanno vinto l'ultima edizione del festival sono stati premiati nel corso di una cerimonia istituzionale a Palazzo dei Normanni a Palermo. Ai musicisti l'assessore regionale all'agricoltura Nino Caleca ha regalato tre bottiglie dell'annata 2013 di un olio di oliva ribattezzato l'olio della pace e prodotto nel campo di germoplasma degli ulivi in provincia di Enna, dell'ex provincia regionale con specie provenienti da Israele e dalla Palestina. E adesso una notizia curiosa riguardante la fauna marina. Piccoli branchi di stenella sono stati avvistati nel mare Eoliano vicino a Filicudi. Monica Blasi guida Filicudi Wildlife Conservation che si occupa di tutelare cetacei e tartarughe nell'area eoliana e a base logistica Filicudi. La stenella, ci informa, è il delfinide più comune nel Mediterraneo dove forma branchi piccoli di un centinaio di esemplari. Si può avvistare entro i 2 chilometri dalla costa. Con questa notizia si chiude questa edizione del nostro giornale. Vi ringrazio per averci seguito. Vi do appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci.